Qualche tempo fa, uno studente intelligente e spiritoso, dopo aver brillantemente superato l'esame di letteratura greca, mi ha detto, sorridendo, che in ricordo dell'impresa compiuta, avrebbe voluto farsi tatuare la frase «Kalos kai agathos». Io gli ho fatto notare... Io gli ho fatto notare un po' timidamente che in verità per i greci il tatuaggio era una pratica straniera, ma non è questo il punto. Kalos kai agathos, bello e valente, è una di quelle formule che più si imprimono nella mente di chiunque abbia frequentazione del mondo greco. Lo slogan ha una sua storia che giunge a compimento nel V secolo, nell'Atene democratica, in particolare nei circoli aristocratici. In quel contesto l'elemento morale contenuto nella seconda parte dell'espressione tende a prevalere. Nell'uso comune ateniese, kalos kai agathos vale per gentiluomo, infatti perfect gentleman, traduce il dizionario Little Scott Jones. Ma la relazione tra aspetto fisico e qualità morale, tra estetica ed etica, è tema vivo che risale assai indietro, alle origini della polis e va oltre, accompagnando costantemente la storia dell'uomo nel suo divenire sociale. Ciò che piace e ciò che vale, in che rapporto sono tra loro? I termini italiani bello e buono, per fare un esempio a noi assai vicino, promanano, come è noto, dalla stessa radice latina. Bello, infatti, deriva da benus, diminutivo antico, di bonus. Il bello, nelle sue radici linguistiche, è un bene piccolo, grazioso. Ma il rapporto tra bello e buono non è così semplice e lineare, come un po' contrariato farebbe notare se fosse qui tra noi, in carne e ossa o anche solo col ritratto, Dorian Gray, per esempio. Il discorso, come si vede già da queste prime battute, è assai vasto. Noi ci limiteremo alla poesia greca, da Omero alla prima età classica, e ci concentreremo sulla bellezza concretamente riferita alla persona, non il bello come principio di valore. Bello come un dio greco. Bello come un eroe greco. Nell'immaginario post-classicistico la Grecia antica resta la patria della bellezza e la bellezza certamente appartenne agli eroi tra gli eroi, i semidei che combatterono e soffrirono attorno a Ilio a causa della bella Elena, come recita una formula poetica. Così il migliore degli Achei, per riprendere un'altra formula omerica, cioè Achille, persino nella scombinatissima rivisitazione del film Troy, è impersonato dal più bello dei belli, dal bello per antonomasia di Hollywood, Brad Pitt. Eppure, se si volesse dipingere il ritratto di un eroe, lo stesso Achille per esempio, sulla base dell'Iliade e dell'Odissea, non ne verrebbe fuori granché. Nei poemi omerici la bellezza è affermata e sottintesa piuttosto che descritta. Mancano caratteri fisici personali, mancano soprattutto tratti specifici del volto. Dai testi si potrà ricavare ripetutamente che Menelao è biondo e che Elena ha belli capelli. Epiteti tipici e spesso comuni a più personaggi sono attribuiti ad alcune figure, specialmente divinità femminili, dalle belle guance, dalle bianche braccia, dalle caviglie sottili. Le uniche parti visibili del corpo di una donna greca malignano gli studiosi. In ogni caso, tratti generici. Raramente la descrizione assume andamento più articolato. Un esempio è quando Odissio incontra Nausicaa. L'eroe ne elogia la bellezza, definisce la grazia della sua persona un motivo di gioia per i familiari e per il futuro sposo. Paragona la sinuosità del corpo della ragazza a un albero di palma e l'assomiglia moltissimo per aspetto, vi sto citando, per aspetto, statura e natura alla dea Artemide. Odissio non si smentisce mai. Con queste parole, abilmente, blandisce la vanità della tenera Nausicaa e al tempo stesso la rassicura sull'intenzione di rispettarla. Non è un caso che la assomiglia ad Artemide, la dea vergine per eccellenza, la dea intangibile per qualunque essere umano. Ma l'episodio forse più indicativo in rapporto all'aspetto e all'identità degli eroi omerici è la cosiddetta teicoscopia, ovvero la visione dalle mura. Nel terzo libro dell'Iliade sta per svolgersi il duello tra Paride e Menelao. Alle porte Scee arriva Elena, avvolta da un velo bianco e splendente, maledettamente bella e simile a una dea,
commentano i vecchi che assistono allo scontro dall'alto delle mura. Non più forti guerrieri, ma parlatori instancabili, dice Omero, come cicale. La bellezza di Elena è maledetta, perché Elena è una divinità, è una dea, e quando gli uomini si avvicinano troppo alla divinità, questo non è un privilegio, o lo è molto raramente. Nella maggior parte dei casi è un pericolo enorme, finisce quasi sempre male. Lo dimostrano gli esempi del mito, Titono, Semele, Anchise, ma forse l'esempio più commovente che mi viene in mente è quello del grande poeta tedesco Friedrich Hölderlin, un uomo vissuto appunto tra il 700 e l'800, un uomo che nei suoi versi, profondo conoscitore del mondo greco, della lingua greca, della poesia greca, del mito greco, degli dei greci, che nella sua poesia, in una sua poesia dice di non aver mai compreso la lingua degli uomini e di essere cresciuto in braccio agli dei. Ebbene, questa familiarità con gli dei costò molto caro, come sapete, a Hölderlin, perché passò gli ultimi 36 anni della sua vita in una totale alienazione e lontananza dal mondo degli uomini, chiuso, questa alienazione mentale, appunto, sulla torre, sul fiume Neckar a Tubiglia. Ma torniamo a Priamo, Elena e la teicoscopia. Sono sull'alto delle mura, Priamo, Elena e gli anziani troiani. Priamo chiede a Elena chi siano alcuni Achei che si distinguono tra gli altri sul campo di battaglia, li vede dall'alto. Chi è quell'uomo poderoso, gagliardo e d'alta statura? Mai ne ho visto uno più bello e maestoso. Sembra davvero un uomo regale. Quell'uomo, risponde Elena, è Agamennone. E chi è, continua Priamo, quell'altro Acheo, il più alto di tutti e il più robusto di spalle? Aiace. E chi è ancora quell'uomo parecchio più basso di Aiace e anche di Agamennone, ma più largo di spalle e di petto, che si aggira tra le schiere, dice Priamo, come un montone villoso tra le pecore bianche. Quell'uomo, dice Elena, è l'astuto Odisseo, il tozzo Odisseo anche. Una curiosità, proprio grazie a un montone, cioè assimilandosi a un montone, aggrappandosi a un montone e diventando gli stesso montone, Odisseo poi si salverà, come sapete, dalla grotta di Polifemo. Persino nella teicoscopia, dunque, dove si chiede dell'identità degli eroi e lo si fa additando i tratti peculiari alla vista, le indicazioni restano piuttosto generiche, almeno a nostro modo di vedere. L'unica figura omerica cui è riservata una descrizione personalizzata è Tersite. Siamo nel secondo libro dell'Iliade. È in atto l'ammutinamento dell'esercito acheo. Odisseo cerca di riportare l'ordine tra le schiere, e ci riesce. Sedettero tutti, fermi, ai loro posti. Tersite soltanto gracchiava ancora, senza misura, egli che conosceva molte parole nell'animo, ma disordinate, inutilmente, senza costrutto. Le usava per sparlare dei principi, poiché gli sembrava di far ridere gli Achei. Era l'uomo più brutto che fosse giunto sotto Ilio. Guercio, zoppo d'un piede, le spalle curve e ritorte sul petto, sopra, la testa a punta, aguzza, cosparsa di una rada peluria. Sappiamo tutti come va a finire. Odisseo mette a tacere il linguacciuto Tersite picchiandolo forte, con lo scettro sulla schiena. Tersite si curvò e una lacrima fiorente gli cadde. Un livido sanguinolento gli spuntò sulla schiena, sotto lo scettro d'oro. Sedette spaventato. Con sguardo vuoto si asciugava le lacrime. Una sonora risata scoppia tra tutti gli Achei a sancire la giusta umiliazione di Tersite, brutto a vedersi e fastidioso agli orecchi, maldicente, spregevole, socialmente inferiore e anche ridicolo. Perché, come insegnano Aiace e Medea, non c'è nulla di più vergognoso per un eroe che essere oggetto di derisione. La turpitudine di Tersite, brutto, sporco e cattivo, potremmo dire, sollecita il ritratto di parole. Il bello, invece, in Omero, è implicito, pertiene naturalmente agli eroi senza specifiche qualificazioni. In un articolo del 1940, il grande filologo Giorgio Pasquali analizzava il fenomeno e concludeva che, da Omero sino alla prima età classica, i greci vedono e rappresentano come individuale solo ciò che si ribella alla norma, cioè il brutto. Il bello è per essi tipico. In altri termini, la bellezza è la norma e non c'è bisogno di illustrarla. È l'anomalia, il brutto, che va spiegato e descritto.
Pasquali intrecciava le sue considerazioni sull'aspetto fisico dell'eroe omerico con quelle sull'origine del ritratto d'arte. Oggi per noi è un fatto scontato l'esistenza del ritratto, inteso come riproduzione fedele delle fattezze fisiche, soprattutto del volto, di una persona, di cui si mettono in rilievo anche aspetti della psicologia. In verità, il ritratto fisionomico, o cosiddetto realistico, fu una creazione originale della cultura greca, ma ciò accadde soltanto a partire da una certa epoca, cioè dal V-IV secolo. In precedenza, la rappresentazione della figura umana si conforma non a singoli soggetti, ma a tipologie e modelli. Basti pensare al famoso stato dei Curoi, che si ispirano appunto a tipi tradizionali, paradigmatici, non ad individui. Avvezzi alle moderne tecnologie e alle consuetudini percettive che esse determinano, noi concentriamo nel volto l'identità di un uomo. Ma la rappresentazione della persona nella Grecia arcaica, e non solo, tende a combinare la fisionomia dell'individuo con i tratti più generali e socialmente condivisi della realtà inerente allo stesso soggetto, la classe d'età, lo status familiare e sociale, le azioni pubbliche in cui si è distinto. Insomma, un più articolato sistema di individuazione e riconoscibilità sociale, non soltanto, come per noi è invece, somale. Su questo sfondo generale, le testimonianze poetiche, ma anche archeologiche, consentono di delineare i tratti che rendono attraente un personaggio. A fare bello qualcuno è innanzitutto la complessione fisica, la statura e il portamento. Del volto spiccano la chioma e lo sguardo. Del corpo degli uomini, poi, risaltano le spalle, il torace e le cosce. Questo anche sui vasi, molto interessante, sui vasi di età arcaica. Per le donne l'attenzione è soprattutto sulle braccia, sulle caviglie e sul colorito, con speciale apprezzamento del biancore luminoso della pelle. Pare che la bronzatura sia un'invenzione degli anni 20 di Coco Chanel. Non trascurerei inoltre nella bellezza di un uomo antico la voce, bellezza e voce. Intimamente connessa alla bellezza è infine la dimensione semantica ed esistenziale della giovinezza. La morbidezza e la freschezza della pelle, il campionario di immagini vegetali suggerite dallo sbocciare, dal fiorire, eccetera. Giovinezza e luce furono l'anima della bellezza per i greci. Sintetizzando, dunque, la bellezza sembra essere imponenza e impatto visivo e anche sonoro. L'identità personale non risiede tanto o soltanto nel viso, quanto piuttosto nell'intero corpo, o meglio nella figura, intesa come espressione d'insieme di qualità fisiche, ma anche morali e sociali. Di qui dunque si è soliti concludere che a lungo per i greci la bellezza non ebbe uno statuto autonomo, sganciata da altri giudizi di valore, ma fu inscindibilmente legata a qualità morale, il buono, il giusto, il vero, sempre insieme alla bellezza. A rompere per primo questo schema sarebbe, secondo la Vulgata, il poeta Archiloco, vissuto nel VII secolo a.C., che diceva: «Non mi piace un generale alto che cammina a gambe larghe, fiero dei suoi riccioli e ben rasato, ma per me sia pure un piccoletto e abbia le gambe storte, ma saldi i piedi a terra e pieno di coraggio». Questi versi di Archiloco campeggiavano, scusate ancora il ricordo personale, sullo studio, sulla porta dell'ufficio di un militare ai tempi del mio, di un capitano ai tempi del mio servizio militare. Inutile dire che questo capitano non era propriamente un semidio, visto che aveva messo questo, si presentava così. In base alla comune sopinio, l'affermazione di Archiloco sarebbe programmaticamente antiomerica, cioè in polemica consapevole con l'imprescindibile nesso epico bellezza-valore. Ma se ci pensate bene, proprio nell'Iliade appare il prototipo dell'eroe bello e imbelle, e il bagheggino pallido. I suoi avversari e persino il fratello Ettore non riescono a fare a meno di rinfacciargli i suoi riccioli e la sua bellezza. E questa soprattutto nelle occasioni in cui Paride fa mostra delle sue non edificanti virtù militari. A dirla tutta, se si leggono i poemi omerici in profondità, sembra quasi esistere un rapporto inversamente proporzionale tra sottolineatura della bellezza e valore marziale, non tra bellezza e valore marziale, ma tra sottolineatura e valore della bellezza e valore marziale.
Comunque sia, su un altro fronte di battaglia, quello della conquista amorosa, Archilogo ribadisce senza incrinature il connubio bellezza-virtù. In una sua celebre ode, il cosiddetto Epodo di Colonia, egli narra la seduzione operata nei riguardi della giovanissima sorella della sua ex fidanzata Neobule, quindi la giovanissima ex cognata. Un racconto piuttosto osè. Archilogo come è un grande poeta e come molti grandi poeti si sporca le mani, diciamo, sa toccare le corde, i registri, i vari registri della dimensione umana, dallo sceno al sacro, dal triviale al drammatico, al tragico. In questo racconto cosa si dice appunto? Il narrante, probabilmente Archiloco, ricorda una lunga scena di seduzione che culmina in questo finale. Il narrante ricorda di aver toccato dolcemente il seno della ragazza, tra virgolette, laddove ella mostrava la fresca pelle, incanto di giovinezza, e di aver amoreggiato con lei, non prima però, di averla compiaciuta, lodandone la natura onesta e non infida, al contrario della sorella Neobule, la ex, che ormai ha corrotto il fiore del corpo proprio a causa della condotta licenziosa e immorale. Con Archiloco siamo nella poesia genericamente definita lirica, che si accompagna allo sviluppo delle poleis e vi contribuisce per tutta l'età arcaica. Anche in questi testi non omerici, quando la menzione della bellezza non si esaurisce nella semplice autoasserzione, essa tende, la bellezza normalmente, a definirsi nel rapporto con altri valori. Se allarghiamo per un momento lo sguardo al concetto di bello, l'oracolo di Delfi afferma che il più giusto è il più bello, così come Anacreonte, il poeta di Teo, dice che il bello in amore è ciò che è giusto, bello e giusto. Secondo il poeta spartano di guerra, Tirteo, poi, è bello, Calon, per un uomo valente morire nelle prime file, per la patria, mentre uno spettacolo brutto e riprovevole, un corpo anziano, senza vita, nel sangue e nella polvere. Al contrario, dice Tirteo, un giovane finché in vita è ammirato dagli uomini e desiderato dalle donne, e poi, caduto nelle prime file, è bello, Calos. Immagini agghiaccianti per la nostra sensibilità, questa era Spagna. Dai passi citati risalta chiaramente, complementare al bello, un'altra categoria fondamentale della mentalità greca arcaica, ovvero il principio agonale, la spinta, la tendenza alla competizione e all'eccellenza, che prende forma linguistica in enunciati al grado superlativo. Inesorabili a questo punto riaffiorano dai fondali della memoria questi famosi versi. C'è chi dice che la cosa più bella sulla nera terra sia un esercito di fanti, altri dicono di cavalieri, altri ancora di navi. Io dico ciò che si ama. È il celebre inizio di un Carme di Saffo, in cui la poetessa, contro la tradizione, rovescia i valori comuni e nel segno della bellezza di Afrodite antepone all'imponente spettacolo degli eserciti e della forza militare, del potere potremmo dire, lo spettacolo della persona amata. A questo incipit corrisponde la seguente conclusione: e ora, piuttosto che i carri dei lidi e i fanti in armi, vorrei vedere di Anattoria l'amato incedere e il luminoso fulgore del viso. Dinanzi ai nostri occhi è evocata la bellezza irresistibile di una ragazza realmente esistita tanti anni fa e ormai lontana, Anattoria. Una bellezza la cui immagine non dà pace ai sensi, di Saffo, neppure se assente e irraggiungibile. Ma in che cosa si materializza questo spettacolo di desiderio? Nella leggiadria del portamento e nella luce del volto. Ancora una volta, grazie corporee non strettamente individuali, non so, una bocca particolare o un profilo particolare, ma segni estetici che rivelano l'elevatezza del carattere. Attorno a Saffo, la bella esperta d'amore, come la chiama Platone, si riuniva un gruppo femminile la cui funzione era quella di guidare ragazze provenienti da Lesbo e da altre parti della Grecia nel delicato processo formativo e iniziatico verso la maturità fisica, in una comunione temporanea ma totale di vita, di valori morali e pratiche rituali. Temi privilegiati della poesia sono la grazia delle ragazze e il desiderio che esse suscitano. Una fanciulla, per esempio, e dice Saffo, è più aurea dell'oro.
Un'altra è molto più armoniosa dell'arpa, con riferimento ancora alla voce. Un'altra, di cui si loda la pelle, è molto più bianca di un uovo. Si noti come questi complimenti erotici assumano puntualmente le forme del comparativo e del superlativo. Del resto sappiamo che a Lesbo, al tempi di Safo, si svolgevano delle gare di bellezza femminile a ritmo annuale. Si potrebbe... sì. E poi in un altro frammento ancora, il primato estetico di una ragazza è celebrato mediante la comparazione tra il fulgore della luna piena e di nuovo lo splendore del viso. Le stelle intorno alla bella luna di nuovo nascondono il luminoso sembiante, quando piena la luna più splende su tutta la terra. Del resto anche il tedesco, schön, bello, no? È imparentato col verbo shine, splendere. Dunque, dai pochi testi di Saffo a disposizione, emerge qualche notazione corporale più precisa. C'è una progressione verso la definizione personale, la descrizione personale. Tuttavia, temo che neppure di un'amata di Saffo si potrebbe dipingere un ritratto. Anche nei suoi versi il bello tende a presentarsi come oggettivo. Qualcuno potrebbe dire che le donne di cui si parla sono ben note all'uditorio e quindi le descrizioni dettagliate sono inutili, forse è vero, ma soprattutto secondo me c'è un altro elemento. Nel mondo di Saffo la bellezza, al pari di ogni altro bene prezioso, non appare come un possesso esclusivamente individuale, ma patrimonio del gruppo. È un valore collettivo, un modello nel quale tutte le compagne possono identificarsi e del quale tutte le compagne possono prendere parte. Alle doti innate personali si uniscono l'apprendistato presso Saffo e le sue amiche, la frequentazione delle muse, il favore di Afrodite e delle cariche, delle grazie. Un concetto per noi insolito, forse sorprendente. La bellezza si impara. La bellezza si impara, si condivide e si merita anche. Bisogna meritare la bellezza. Ma le cose non sono così semplici come Saffo sa bene. La poetessa conosce i tradimenti di alcune ragazze, di alcune compagne. E nulla quanto i tradimenti d'amore rende i dotti di come il bello non sia sempre compagno fedele del buono o del giusto. In un frammento Saffo canta: chi è bello, Kalos, è bello finché lo è a vedersi, ma chi è valente, Agathos, subito sarà anche bello. L'aspetto esteriore è effimero e sfiorisce. La vera bellezza che sprigiona, germoglia dalla virtù, è un bene immediatamente evidente e al contempo stabile. Ma questi stessi versi mostrano che tra la bellezza e la virtù può aprirsi una crepa, una ferita dolorosa. Il pericoloso scarto tra qualità estetiche e qualità morali è più esplicitamente lamentato nell'elegia di un altro poeta, vittima anch'egli di tradimenti, in questo caso di volubili giovani. Il poeta è Teonide. Ragazzo, dice Teonide, sei bello d'aspetto, ma ti cingi il capo di una corona tenace di stoltezza. Hai nel cuore l'indole del Nibbio che cambia direzione all'improvviso. O anche, sei bello, ma ti mescoli a uomini vili per turpitudine d'animo e per questo sei oggetto di brutto disprezzo. Del resto Elena, la più bella del mondo, non fu certo un modello di virtù e fu la causa della sciagurata guerra di Troia. Perché Zeus, si chiede la Medea di Euripide, hai dato agli uomini prove chiare per rivelare loro falso, mentre sul corpo degli uomini non è impresso nessun segno con cui riconoscere il malvagio? L'impossibilità di riconoscere il valore di un uomo dai suoi tratti fisici è lamentata spesso nella poesia greca, ma è un'idea che riaffiora in epoche e autori assai distanti, dai più cupi drammi di Shakespeare fino al mondo travolgente e senza speranza di viaggio al termine della notte di Louis Ferdinand Céline, per fare alcuni nomi fra tanti. Al contrario, c'è stato anche chi, dalla letteratura fisionomica antica sino ai positivisti, a Cesare Lombroso, si è cimentato in equazioni tra connotati somatici e inclinazioni del carattere, sempre nel solco di questa idea. Ma dei brutti, dopo Omero, che cosa si dice? Che sorte hanno nella poesia lirica i fratelli minori e in carne e ossa di Terside? Il brutto continua a essere particolare. Nel giambo sui tipi femminili, Semonide di Amorgo, per esempio, non lesina dettagli descrivendo la donna che deriva dalla scimmia. Bruttissima nel viso,
Una tale donna s'aggira per la città, motivo di riso per tutti. Corta di collo, si muove male, piatta di sedere e tutta braccia e gambe. Se passiamo al sesso maschile, un buon esempio è il ritratto di Parole che Alceo, conterraneo e contemporaneo di Saffo, fa del suo ex amico Pittaco, sempre gli ex, qui un ex amico. Alceo fregia Pittaco di epiteti quali fiascone, pancione, piedi di scopa, perché aveva i piedi piatti e li strusciava, dai piedi con le ragadi, insieme ad altri simpatici complimenti quali pallone gonfiato, lurido, mangiatore nell'oscurità. Non c'è da sorprendersi se anche qui l'invettiva accorpa insulti estetici e ingiurie morali. Pittaco era stato alleato di Alceo nelle guerre civili di Lesbo, ma poi era passato dalla parte opposta, uno spregevole, brutto traditore, secondo l'ottimato Alceo. Anche se non va taciuto che il popolo di Lesbo, diversamente, ritenne Pittaco un uomo saggio e affidabile, tanto da consegnargli il potere assoluto della città per 10 anni. E non ci sorprenderemo neppure se ormai alla fine del nostro viaggio, proprio di un brutto, un poeta brutto, è il primo vero ritratto artistico di cui abbiamo notizia. Nella seconda metà del VI secolo a.C., lo scultore Bufalo e suo fratello Atenide scolpirono l'immagine del poeta Ipponate, la cui ragguardevole bruttezza divenne l'oggetto della mimesi oltraggiosa dei due artisti. Il ritratto fisionomico tra parola poetica e immagine artistica, da Tersite a Ipponate, affonda le sue più lontane radici non nella storia del bello, ma in quella del brutto, del diverso e della caricatura. Il brutto appare così non come semplice assenza del bello o suo contrario, ma mostra di avere una propria forza di impatto emotivo e intellettuale e un proprio vigore espressivo. C'è qualcosa di più interessante e di profondamente, direi spaventosamente umano, nell'attrazione e repulsione verso il brutto. Ma per concludere, che cosa resta di questa nostra breve passeggiata in compagnia di belli e meno belli della Grecia antica? Innanzitutto, spero, lo stimolo a non idealizzare i classici. Non c'è errore più grande che collocare i greci su piedistalli polverosi e sepolcrali di perfezione, nella scia fuorviante di un neoclassicismo necroforo che giustifica la celebre, cattivissima battuta di Leo Longanesi. Il professore di lingue morte si uccise per parlare le lingue che sapeva. L'energia più vera dei classici è nel confronto vivo e nella discussione dei valori condivisi, ma anche e soprattutto delle contraddizioni che essi hanno saputo e sanno accendere, tra spinte ideali e realtà delle cose, tra conservazione e trasformazione, anche nella loro ricezione. Ancora più rivelatrici e feconde delle analogie sono per noi le differenze che si innestano sulla linea di continuità genetica col passato. Il viaggio nei testi antichi consente di osservare noi stessi e le nostre convenzioni da un'altra prospettiva. Una prospettiva privilegiata e dialogica, perché interna e al tempo stesso esterna rispetto al nostro mondo. I classici aiutano a sfilare quelle lenti culturali che portiamo sin dalla nascita, e che ci fanno credere che tutto per natura abbia il colore di quella lente. Così l'incontro con brutti e belli dell'antichità svela la possibilità di una diversa rappresentazione dell'identità personale e insieme una diversa percezione, concezione e funzione della bellezza. Abbiamo tra le altre cose imparato o ricordato che la bellezza è un bene personale e collettivo che si apprende, si cura, si pratica e si merita. La formula Kaloskaia Agathos riassume lo sforzo e la necessità sociale di tenere insieme bellezza e valore. Un'aspirazione, tuttavia, né pacifica né innocua, ma problematica e persino pericolosa, come mostrerà, ormai in piena età classica, l'incarnazione esemplare, ma controcorrente e antifrastica, ironica e provocatoria, potremmo dire, di questo binomio, cioè Socrate, l'uomo sileno, assai brutto d'aspetto, ma il più bello e seducente di tutti nell'animo, e anche il più giusto e il più saggio tra i mortali, a detta dell'oracolo di Delfi. Uno tra i primi uomini, tra l'altro, di cui c'è conservato il ritratto. Peccato che a quest'uomo dal fascino virtuoso, saggio e giusto, cittadino bello dentro, la rinata democrazia del IV secolo, la Seconda Repubblica,
degli ateniesi, decise di comminare la pena di morte.